parlamentare. Ripeto, scusate un po' la voce, ma l'influenza mi prende. Allora, lui mi aveva tracciato un pezzettino da leggere, io aggiungo un altro pezzo che mi è piaciuto di più, oltre a quello che ha detto. La sveglia è suonata presto, alle 6. Ero d'accordo con Kate per il solito giro. Appena ho messo il naso fuori casa, l'ho riconosciuta. È lei, inconfondibile. Mi è venuto incontro e mi ha invaso. Prima le narici, poi tutto il resto. Puzza. Oramai la conosco bene, da qualche parte avevano bruciato. Un anno fa tutta Italia parlava della terra dei fuochi. Oggi siamo rimasti in pochi. I provvedimenti del governo, esercito e norme non hanno risolto questa vergogna nazionale. L'unico effetto certo è stato alimentare psicosi collettive. Ricordo ancora quando Raffaele Vitale mi disse: ma come, tu sei stato tra i primi a parlare di questa cosa e ora? E ora valeva dire non cavalchi ai fini politici nel partito? No, ho fatto troppi sacrifici per la mia terra, per cavalcare le cose. Un periodo non riuscivo nemmeno a correre più a Giuliano. Avevo una sindrome. Pensavo che ogni cosa che non andava era colpa mia. Ho sfiorato la depressione. Niente uccide più le nostre coscienze dei loro. Sono lì, li vedi, li senti, li respiri. Quando parlavo con il ministro Orlando, l'unico che si è occupato davvero del tema, cercavo di spiegargli questo. Non è una questione di salute fisica, è una questione di salute mentale. Qua la gente sta uscendo di testa, scappa via, prende psicosi. La prima fase del boom mediatico è stata positiva, perché ha posto il problema su scala nazionale. Poi però siamo tutti davanti nani da circo, contadini, attivisti, mamme e bambini. Così la terra dei fuochi non era più il luogo dove bastardi senza scrupoli incendiano rifiuti industriali. La terra dei fuochi era la parola magica per il successo di un premio, di un articolo, di un saggio e anche di qualche carriera politica. Facevamo cortei, manifestazioni e ci sentivamo tutti meglio. C'era quasi una gara chi era più arrabbiato, una stupida rincorsa tra i comitati per capire chi era più puro e duro. Intanto, mentre qui si litigava su chi doveva o non doveva salire sul palco, se si doveva o meno parlare con certi politici, a Roma i riflettori andavano spegnendosi. Tutti a prendersi meriti quando invece c'è solo un uomo che meritava di essere ricordato, Angelo Spinello. È stato il vescovo di Aversa, il vero artefice della rinascita delle coscienze. E anche oggi